Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati sul mio canale. Proseguiamo la nostra serie di Space Engineer con la costruzione della mia, ma anche senza tante virgolette, della nostra stazione spaziale. Ho fatto dei ritagli che ora inserirò nel video dei vostri ultimi commenti. Ah, intanto mi scuso se non ho risposto ai commenti del video precedente, della mia stazione spaziale, insomma, il video precedente a questo di Space Engineer. Ma l'ho fatto per appunto perché chiedendovi qualcosa che poi avrei costruito un gioco, non volevo rispondere e magari fare favoritismo. Vabbè, qualcuno risposto, però magari dire, ah bellissimo, sì, stupendo nome, poi magari 114 commenti, nel senso ho detto non voglio favorire nessuno, sennò poi sembra che si sappia da subito cosa... Queste cuffie funzionano una volta da una parte e una volta da un'altra, ma polifoniche no. Comunque, passiamo a noi, allora... Prima di tutto, se avessi scritto la scaletta sul fogliettino e poi metterò qui sotto, insomma, in persona le immagini a inserire. Prima di tutto, allora, chi mi ha consigliato questo nome, che vedete in sovrimpressione, il nome della stazione orbitale che mi è piaciuto più di tutti è Skytrade. Ce ne sono stati tantissimi, Deep Space One, Geneve, in onore di Ginevra della mia gatta, e Space Coridan, Mamma del Maialus, tipo cose del genere. Quello più carino, nel senso, vabbè, tutte erano belle, anche Mamma del Maialus sarà la prossima, Mamma del Maialus è la prossima. Però questa, come vedete, si chiamerà Skytrade. Ho messo qui davanti una piccola piattaforma, insomma, con le antenne che ci dà il benvenuto alla stazione orbitale, ovviamente la scritta tutta non c'entrava, ST Skytrade 1, numero 1, perché poi ovviamente ce ne saranno altre. Andando avanti, vedete un pochino, ho cambiato un po' l'aspetto della base, ci ho messo anche il radiofaro con cui qualsiasi nave dallo spazio potrà vedere quanta distanza manca a questa stazione orbitale che si chiama appunto Skytrade. E nulla, ho messo i numeri romani, come avevo detto, all'interno dell'entrata delle camere di decontaminazione per i civili, per le navette piccole. E poi ho messo tre strisce colorate, perché in questo gioco, ma non vi dico niente, anche lì mi servirete voi, ragazzi. Mi servirete, non mi servite, ora non lo sto facendo, più avanti in futuro, di creare anche tre fazioni in lotta e i colori saranno ovviamente rosso, blu, verde. Cosa vorrà dire? Che i colori che distingueranno queste tre fazioni saranno queste, non ora, in futuro. Quindi inutile parlarne ora, tanto è una cosa, prima devo finire sta stazione, no, non ci penserò nemmeno. E questa è la stazione per come si presenta adesso. Il secondo mi ha chiesto di fare una stazione di controllo, qualcosa con cui sia possibile, insomma, un po' tenere sotto controllo le navi che arrivano e cose del genere. E ma anche un'antenna carina era quella di... Ora vi faccio vedere, spiegano meglio le azioni che le parole. Allora, praticamente, noi scendendo qui, ovviamente ancora tutto da rivedere, vedete, ci ho fatto dei colonnati e tutto, però è tutto provvisorio, non è che lo lascio così. Noi cosa facciamo? Entriamo qui dentro, e qui dentro ho fatto delle planche di comando con cui sia possibile, da qui sopra, per gli addetti della stazione Skytrade, monitorare le navette civili, quelle commerciali saranno dalla parte di là, ora ve lo faccio vedere, le navette civili che arrivano ad attraccare qui. Quindi, loro da qui, dal loro computer, controlleranno, dal loro computer hanno i... dal loro computer hanno i comandi per... buona Ugos! Ce la posso fare. Hanno i comandi per aprire e chiudere le porte. E passando di qua, uguale, ce n'è un'altra simmetrica, uguale, che dà dalla parte di là. Ok. Ma mi hanno detto, fai una cosa carina con cui sia possibile agli agenti, insomma, alla sicurezza, stare dentro e vedere praticamente chi viene messo dentro la camera, praticamente iperbarica, la camera di decontaminazione. Allora, ci ho fatto una scaletta. Una cosa semplice, è una scaletta che i tecnici o chi per loro potranno prendere e spostarsi così, andare giù. Vedete, bello, ve lo faccio vedere in prima persona. Potranno spostarsi e andare giù. Vediamo, ovviamente, vabbè, è fondissimo, ci metteranno un po' a scendere, si possono buttare, tanto c'hanno il jetpack, non c'hanno problemi, qui siamo nel futuro. Però attenti, c'è la gravità, ci si spezza le gambe qui. Potremmo scendere qui e andare qui. Qui vedete chiuso, quindi dalla parte di Laura vi farò vedere, dalla parte dove i civili andranno, insomma, a fare compri e tutto, non potranno entrare in questa zona che è segreta. Anche qui hanno due console dei comandi. Volete vedere la figata? Questa mi è venuta l'idea, devo dire la verità. L'avete visto il video precedente della nave Mine Harrier? L'ho presa un po' da lì. Avrei potuto metterci una porta, ma era più bello fare delle paratie stagne. Quindi, se nel caso una persona entra qui dentro, e qui è tutto chiuso, entra qui dentro e la luce inizia a lampeggiare e quindi diventa rossa, cioè magari una bomba addosso è contaminato da un virus alieno, cose del genere, qui automaticamente queste paratie si apriranno ed entreranno in funzione le torrette.
gli sarà intimato di lasciare la stazione accompagnato via dai militari che entreranno, dalle forze di sorveglianza e le forze dell'ordine, gli sarà intimato alla persona qui dentro di andare, io le penso tutte, sono batto, qui mi dovrebbe prendere Spielberg, Deep Space Nine, mi dovrebbe prendere Star Trek, gli verrà intimato ad andare via, altrimenti queste torrette in stile Sentry Gun di Alien cominceranno a sparare e sì, lo faranno fuori, perché ci sono degli accordi particolari. Questa è una stazione orbitale, come avete visto, con le tre strisce dei colori, che è delle tre fazioni unite. Le leggi spaziali di questo settore dell'universo, di questa galassia, insomma, dicono che qui non ci si può attaccare, non si può portare bombe nude. Per quanto queste tre fazioni sono in guerra, qui guerra non ci si fa. Quindi, le regole sono... Infatti ci sarà sempre un tecnico per ogni fazione. E di là ho fatto la cosa uguale, stessa cosa. Anche qui si apre di così. E potremo vedere, ovviamente, ho le gatte lì dietro che fanno un casino, si picchiano. E qui chiuderemo. E questa è la seconda, per quello che mi avevate chiesto, di mettere tipo una stazione di controllo. Ora, usciamo. 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 Usciamo a lavorare. Allora, usciamo di qua. Spengo. Spengo. Spengo il jetpack. Ok. La terza cosa che mi avete chiesto è stata... altro commento. Metti dei fari, delle luci bianche... Che tipo, vabbè, diano l'impressione che se della merce viene trafugata o rubata siano delle specie di allarme. Fate anche questo. Allora, vi ricordate, qui c'era l'hangar. Ovviamente deve venire evoluto e tutto quanto. Però qui c'è l'hangar. Non c'era nulla nel video precedente, se vi ricordate. Se ora scendiamo, c'è un hangar praticamente con tutte le casse. Avete visto, ho messo tutte quante le casse in stoccaggio qua giù. Quindi le merci che, immaginate, poi lo farò, immaginate un muletto che si alza, va fino fuori all'esterno alla nave, aggancia la cassa, la sposta, la riporta dentro, la mette a posto e si rimette a posto. Figata disumana. E queste sono le luci bianche che mi erano state consigliate nel commento al video. E queste sono le luci bianche. Nel caso la merce venga trafugata, queste luci da bianche diventeranno rosse. O se vengono introdotte bombe, agenti chimici e cose del genere, armi di distruzione di massa, virus, batterie e qualsiasi altra cosa, illegale ovviamente agli accordi interspaziali di questa Skytrade, diventeranno rosse e ovviamente le persone verranno prontamente arrestate. Poi la prossima, allora mi hanno chiesto di fare un'altra cosa, mi hanno chiesto di fare delle scale che portano verso il basso dall'interno della stazione e di fare una discoteca. A me che sono, insomma, vabbè, metal, hard rock, che mi piace quella musica, già la discoteca, però se pensiamo che potrebbe essere una discoteca anni 80 e ogni vero rocker che si rispetti o metallaro comunque non disprezza la musica anni 80, può, nel senso, piace, può piacere, però non la disprezzi, che non era l'house di ora senza un senso, no? Era musica suonata realmente con gli strumenti, quindi soprattutto magari hit del tempo come, non lo so, boh, e come potevano essere i Bee Gees e cose del genere, insomma era musica seria veramente. Allora ho detto, ma sì, dai, facciamo una discoteca però vecchio stile. Quindi vi ricordate qui dentro che era la stanzetta principale, dove, anche questa da espandere, dove praticamente tutte le persone che sbarcheranno su questa stazione orbitale potranno visitare, insomma ci sarà una zona di commercio, una zona che spiegherà praticamente come funziona questo storia dell'universo, quali sono le forze che si combattono, e qui dentro sarà comunque identificato anche qui dei tre colori delle tre fazioni per far capire che questa è una stazione unificata per tutti. Ciò fatto, ovviamente va chiuso qui, va rivisto, è una cosa sperimentale, non è che la gente scende qui in decompressione e muore nello spazio. Scenderemo qua giù dentro, anche qui va rifatto, va rivisto e tutto. Scenderemo qua giù dentro così, arriveremo qui, apriremo e... Ecco, vi ci ho fatto bellissimo! Vi ci ho fatto anche le luci, ma t'accecano. Le luci in stile discoteca di tutti i colori, viola, blu, arancione, se c'è qualche daltonico glielo dico io. Poi rosa, violetto, giallo, bianco, bianchissimo e verde accecante. E vi ci ho fatto il cubo, guardate bello anche l'effetto che fanno sulle pareti in terra, no? Guardate, you spin right, 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 right. Bellissimo, no? You spin me right round, baby, right round, like a record, baby, right round, round, round. Eccola qui. Vi ci ho fatto anche, il vostro Coridan, vi ci ho fatto anche di sui tech. E questo qui sarà un posto dove un po' rilassarsi. Questa è un'altra cosa dove rilassarsi. Mi avete chiesto anche di fare difese, cannoni, insomma, difese, come vedete nel commento, e barriere che difendano tutta quanta la stazione. Sia per chi attacchi che per chi sbagli le maniere,
sì, le maniere, sì, le maniere rozze, le manovre di abbordaggio alla stazione, abbordaggio buono, nel senso di attracco. Queste sono cose che mi tengo buone, tenta gatta, e farò per la prossima volta. Un'altra cosa che mi era stata chiesta era di fare un'infermeria. E io l'infermeria, vediamo un po', sì, ci siamo con la scaletta. L'infermeria ve la faccio in diretta, la facciamo tipo simmetrica a quella lì, quindi diciamo, ma direi come distanza un 4, un pochino più piccolina rispetto che alla discoteca. Facciamoci così. La porticella. 1, 2, 3, 4. Alziamo. Anche questa 4. 4, 4. Però, l'ho fatto però, aspetta, ho sbagliato. Tu sbagli perché l'ho fatto. Vabbè, uguale, dai, la discoteca deve essere più bella. Poi. 1, 2, 3, 4. Il problema è che qui rimangano ora. No, via, la rifaccio, dai. Nume PS. Nume PS, la rifaccio. Un attimino, tanto ci metto 3 secondi. Ah, facciamo così. E vabbè, capito, vai, faccio striscia per striscia. Come. Vabbè, adesso coglione. Striscia per striscia, come. Chi sniffa faccio? Striscia per striscia. Vai. Così. Così. Cancelliamo. Vi ricordo che per cancellare in questo gioco, vabbè, sempre tenendo premuto CTRL si fa la striscia, o tenendo premuto CTRL più SHIFT, che mi fa incazzare tutte le volte. Fa così, vabbè, vaffanculo, che questo gioco c'ha un E a 360 gradi di più. Cancelliamo questo. Cancelliamo questo. E cancelliamo questo. Perché faccio così? Perché lo faccio con i muri da interno, le pareti da interno, quindi deve venire una cosa. E qua c'è. Ok, anche qui alziamo. Ok, anche qui 4. 4, 4. Così. E anche di qua. No, vabbè, di qua 4 no. Di più da 4. E anche qui è così. E sopra, ovviamente, anche qui a chiudere il suo bel zuvitu. Vai. Fatto, buttiamoci giù. In assenza di gravità. Ma cazzo, se non chiudo qui. Così. E la nostra porticella. Ok, questo è. Come mi è stato consigliato nell'ultimo commento, appunto, di fare l'infermeria. Quindi noi entriamo qui dentro. Apriamo, intanto facciamo un bel save che non abbia mai a crashare e cose del genere. Premiamo G e prendiamo qualcosa, boh, che possa ricordare un'infermeria. Tipo, vabbè, c'è un assemblatore e cose del genere. C'è anche l'infermeria stessa. Noi prendiamo l'infermeria, l'assemblatore e questo qui. Dai, per fare, fa un po' di scenetta, mettiamolo così. Allora, mettiamo un'infermeria. Qui così, due infermerie, così, e direi di mettere anche tipo, fa vedere questo 7, che è tipo un assemblatore, ma mettiamoci anche tipo una cosa così, sembra una camera iperbarica, dio buono, e un altro, merda, questo è bello grosso, questo è bello grosso, questa è una raffineria, no, la raffineria no, e mettiamo un altro qui centrale alla stanza. Vediamo un po'. Così. Quindi questa è la nostra. Vabbè, ovviamente ragazzi, al momento le cose da fare in questo gioco, le cose da costruire sono, lo sapete, veramente poche. Se no uno la abbellirebbe, ci metterebbe, boh, alambicchi, ci metterebbe lettini e cose del genere. Comunque, vabbè, questa è un'infermeria, proprio adibita a infermeria. E un giorno in gioco dovrebbe essere usata per curare i feriti e cose del genere, perché inizieranno a mettere anche ora. Il personaggio non può morire, ma nel futuro potrà farlo. Quindi questa è la sì, la spazione spaziale, bellissimo, spazione spaziale. La stazione spaziale Skytrade, nome deciso da voi, come avete visto nei commenti. E, qui sotto, vabbè, ho fatto, avete visto, no, come procede sotto con la scala e tutto. E questo è quello che ho fatto negli ultimi giorni. Al solito, ragazzi, bella veduta finale.
Vi ringrazio tutti per i commenti, ricommentate anche questo video aggiungendo appunto idee, lasciate stare, tanto non lo faccio ora, lo farò molto più avanti, il fatto delle fazioni e tutto. Datemi altre idee su come espandere questa stazione e vi ripeto, tra le cose che mi avete messo nei commenti e che farò più avanti, lo farò come prossima cosa, già nel prossimo video lo vedrete, ci metterò, erano i cannoni e le difese alla barriera tutto intorno. Cannoni, vi faccio vedere qualcosa di carino, non mette cannoni quelli standard. Comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti come espandere. Viva il meta, ciao a tutti ragazzi, fatevela prendere bene. Ciao, 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 ciao.